Hola a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Natron e come vi avevo detto nello scorso episodio, siamo arrivati alla città che in pratica è la città appunto di Talon City, appunto nell'oceano di Talon. Ma non ti muovere, che bella. Visuale, com'è che si muove? Perché non muovere visuale? Ah, eccola qua. Quindi siamo partiti da qua, ho fatto tutto questo, questa nuotata, e sono arrivato appunto, come vi avevo annunciato, qua alla città, che poi è anche molto carina come design, infatti un design un po' stile arabo, case arabe, una cosa del genere, mi piace anche come colore così. Allora, qua sotto io ho visto, niente, il mio fedele compagno Lemon Soda, che ovviamente non mi lascia mai. Allora, io qua sotto avevo visto una caverna. Ah, subito un bel deposito di argento e un cazzo di pipistrello, ovviamente, che deve venirci a dare il benvenuto, ovviamente. Luce, prego, luce, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Muori, 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 bravo. Poi un mushroom, se non sbaglio, sì, uno shimmer, credo che sia, shimmer mushroom, non so sinceramente cosa significa, però, pazienza, 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 ho un altro deposito di argento, prendiamo i cubetti, e un altro bel pipistrellozzo, tanto ormai siamo esperti nell'eliminare i nemici. Eccone un altro. Scusate ragazzi se vi vengo a disturbare la vostra dimora, ma si sta facendo sempre più stretto, sinceramente. Non credo che cioè, ho l'abilità per abbassarmi. No, no, proprio no. Allora, quindi va bene, usciamo, un momento, no, vedi qua, nulla, lol, quindi, oh, cosa ho visto, ah, pensavi di scappare, di la verità, deposito di argento, pensavi di sfuggirmi via, quindi siamo arrivati in città, luce via, e ora possiamo cominciare con gli acquisti. Acquisti, acquisti, acquisti. Gatti in lontananza, abitanti zero. Cos'è qui? No! Cioè, guardate bello! Gli alberi che ricoprono la locanda. No, bellissimo, ragazzi. Stupendo. Ciao, vicino. Troppo bello, no. Spettacolare. Cioè, ovviamente non c'è nulla. Oh, e questo. Niente, dovranno riempirlo. Cioè, guardate, spettacolare gli alberi che ricoprono. No, non è un gatto, è un cane. Bella come sei, un colli. E a proposito di alberi che ricoprono tanto un altro avventuriero che va a fare compere in tempo reale. E dicevo, col prossimo aggiornamento ho letto che dovrebbero, ovviamente, oltre a fixare vari bug che ci sono, dovrebbero anche mettere nuovi mob, una cosa del genere. Metto la mappa perché io voglio andare. Allora, dovrebbe essere in là, lì nella, un cane, un maiale forse. Ah, ecco, no, quello è un maiale, non è un cane. Cosa diavolo sta su? Cazzo sta succedendo in questo posto? Sì, ovviamente diciamo che la monotonia dei avevo anche parecchia roba da vendere, quindi allora vediamo un po' avanti, penso, sì, non lo so. Stavo dicendo, a parte un po' la monotonia delle case, però, oh, ragazzi, è un gioco con le naffa, quindi cos'è che vi aspettate da un gioco ancora, eccolo qua.
il negozio delle armi. Cosa vi aspettate ancora da un gioco che è ancora in alto? Permesso, permesso. Oh, buongiorno, signorina. Oh, buongiorno a lei, buon uomo. Può vendermi qualcosa? Ma certo. Oh, bene, mi faccio vedere le sue armi. Armi? Non abbiamo armi. Come no? Queste cosa sono? Ah, sì, è vero, mi scusi. Ah, no, chiedevo. Allora, io devo vendere tanta, tanta robetta. Questo. Sì, accidenti signorina, quanta roba ha trovato? Lo so. Girando ovviamente si trovano tante, 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 tante cose. Se mi servono. Ah, anche le formule che non me ne faccio assolutamente nulla. Nulla. Vi faccio poi vedere cosa da vendere. Certo. Ah, intanto ho fatto 16 d'argento. Vediamo se ho qualcosa. Se ho qualcosa. Non so proprio nulla. Io ho quello che potete, però non me la vedo. Qua. 5. Questo fa un po' danno. Ah, questa è una wood staff. Io non voglio la staff, voglio una wand, una bacchetta, perché più è veloce e più equilibrata, ecco tipo questa. Però power 20, power 24. No, non mi ispira, sinceramente. Non mi ispira nulla, nemmeno una piccola fiducia, fiducia nulla, zero. E cazzo bella, non c'è nulla, oh, signorina, ma come... Che linguaggio è questo? Oh, è vero, mi scusi. Mi scusi. Mi scusi tanto, e comunque... no, non c'è nulla. Arrivederci, ciao, arrivederci, signorina. Grazie lo stesso, grazie di me. Vieni, Lemon Soda. Andiamo a vedere altri oggetti. E poi partiremo all'avventura. Vero, Lemon Soda? Ok, ha detto di sì. No, là c'è l'armatura. Armatura, mia. Permesso. Salve, salve, vorrei vedere le sue armature. Ma certo, signor mio, prego, prego. Allora, guerriero. Allora, io ho queste più 5, io ho più 10, no. Più 14, power 14 su power. Quindi salgo di livello, in teoria dovrei potermene equipaggiare. Quelle cose me le prendo anche. Visto. Ah, questo è da rogue, che palle. Allora, power 17. Battere resist. Ah, questi sono i guanti. No, io volevo li coprispa. Sono questi. Questo me lo prenderei. Dovrei riuscire. Sì, mi prendo tutto. Ok. E basta. Ma mi scusi, non ho nulla. No, no, mi dispiace, non ho nulla. Allora, bene, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Abbiamo finito i nostri hack. Abbiamo finito i nostri. La torre! Ah! Salve! Senta signorina, non è che mi può aiutare? Ma certo, maleducati, maleducati stare a sedere sulle panchine! Maleducato! Comunque mi dica, cosa ha bisogno? Temple of Narlan, look at marked location on your map. Oh, molte grazie, non si preoccupi, ci penso io. Però scenda da quella panchina che è da maleducato. Guardate un po' cosa mi tocca vedere a me, gente maleducata. Allora, dove è questo posto? Oh, shit, laggiù in fondo. Cioè, quindi dovrei andare in... No, io vado qua. Non ho voglia di nuovo di... Non voglio di nuovo di andare in Culandia laggiù, che ci sono già stato, che ci sono già tornato. E
No, mi rifiuto veramente, categoricamente mi rifiuto. Vorrei andare a vedere però cosa è questo. Quindi nulla, interrompo perché a notare ci metto troppo. Quindi quando arrivo riprendo la registrazione. Allora, siamo arrivati, c'è subito una brutta bestia che mi sembra vederlo, sembra Golem dei Pokémon, sinceramente. Ha un che non so, so di familiare con Golem dei Pokémon, non chiedetemi il motivo, però sinceramente mi ricorda molto lui. Io spero questo boss di questo dungeon sia fattibile, sia quindi sgravo. Ho un altro golem. Ah no, ok, questo è un pochino più buono, dovrebbe essere più mansueto. Sì, ma quante cazzo siete però, ragazzi, insomma. E ovviamente me ne avrò rompere le scatole. Via, via, andate via, andate via, non vi voglio, non vi voglio, io. Lemon soda, dove diavolo sei? Cosa cazzo vuoi, te? Cosa vuoi, ma... Cosa che forti? Cioè, ma... Lemon soda, cazzo, aiutami, fa qualcosa di utile, giù. No, devo anche morire, via. Devo morire, via. Che poco da fare. Arrampicati! Accidenti a te! Stupida che non sei altro! E arriva il golem di nuovo. No, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Vabbè, intanto vi curo. Ehi, ammazzatemi anche da che siete. Cazzo, le monzate, ma aiutami! Bloccali! Fai qualcosa di utile! Non fai nulla! E ora ci si mette anche questo idiota! Cosa vuoi te, Goblin? No, 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 no. No, 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 voi avete capito male! Avete capito male! Malissimo avete capito! Non so cosa cazzo volete da me, ma io non vi voglio. Andate via. Via, via. Dovete levare di culo immediatamente. Uccidere se non trovate che faccio arrampicare io a calci. Ah. Ce l'abbiamo fatta? Oh, bene. Ci voleva tanto. Ok. Lemon soda, dove sei? Soda? Lemon soda? È possibile che quando ho bisogno di lui non c'è mai? Ah, tutti io li devo trovare. Allucinante, allucinante veramente. Cazzo, però che montagna. Buttiamoci. LOL. Buttiamoci, ci fa rimuoverci, non fate più per il male. Però ci curiamo da bravi maghi d'acqua. Però io volevo vedere che tipo di... Oh, bene, blu! Bene, 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 bene! Ah! Sì, però come altro si fa a scalare? Allora, dovrei circumnavigarla perché non so come... Monsoda! Ah, eccoti qua! Bada! Quando ti chiamo non vieni! Bada! Devi obbedire, devi! E non puoi fare sapere di testa la monzoda. Giusto, sicuramente la fare anche con il pubblico. Defeat the ruler on the rock of Varno. Varno, sì, Varno. Ok. Ho letto bene. La roccia di Varno, Rock of Varno. Bene, perfetto. Sì, ma non... Ma... Vai qui! Oh. Arrampicati. Cazzo, però bisognerà piacere davvero in questo giochino. Oi, perfetto. Ora mi raccomando, no, non cadere di sotto. Oh, beh. E come cazzo faccio io? Ah, ecco qua. Ci vuole una bella arma applicata. Ora ti avete, la rimoncina mi dà una legnata e mi ributta di sotto, eh. Come se non bastasse. Non credo di arrivarci, no, è troppo alto. Devo andare di qua, per forza.
Sto cominciando a sbattere ad andarci, però prendimi molto bene. Salvi, salvi, salvi. Signor boss, dov'è? Dove si trova? Ah, eccolo là. Cormling Audorok. Perché mi ricorda tanto Auri, il nome di Auron di Final Fantasy X? Non lo so. Ah, ok, uno che picchia. Cosa cazzo volete voi? Andate via! Io dovete essere via! Dove cazzo sei, Lemon Soda? Quando ho bisogno di te, la con l'imbecille! E però picchia. Lemon Soda! Dove cazzo sei? Ho bisogno di te! Cazzo, stupido scarafaggio o stupida bestia che non sei altra! Non risolvendo nulla! Io qua direi di tagliare, riprendo poi Sis quando sarò morto, quando riuscirò a buttarlo giù, ragazzi. Ah, shit, un'altra dura battaglia mi attende. Un'altra lunga e estenuante battaglia mi attende. Oh, è arrivato anche Lemon Soda. Vai, Lemon Soda, picchialo, picchialo. E vai, tagliamo. Allora, ragazzi, come potete vedere, a metà vita. La battaglia sino avanti, credetemi. Alla fine, no! Pensavo di essere rimasto incluso là. Poi potete vedere il pattern di attacco è abbastanza facile, almeno io che uso il mago d'acqua. In pratica è colpirlo, curarsi quando. Sì, a fare tutorial su contro i boss. Curarlo praticamente quando. Ovviamente. Curarci più che altro quando la salute è bassa, però sto curando quel deficiente di Lemon Soda invece di curare me stesso. Bravo Natron, complimenti, bravo idiota. Ecco, ora va più meglio. E nulla, e curarci, nulla di che. Tutto qua. Ecco, ma resta questo attacco, non so cosa diavolo faccio perché non è mai un assassino fortunatamente, però non lo so, meglio evitare e come potete vedere la battaglia è veramente lunga, se non muovo l'acqua. Ma io comunque nei giochi preferisco sempre eliminare i nemici prima che mi raggiungano in corpo a corpo. Sì, non che non mi piace il combattimento corpo a corpo, anzi mi piace, però in questo caso, cioè in questo caso principalmente io preferisco diciamo eliminare i nemici prima che mi raggiungano il corpo a corpo, quindi io con il cecchino appunto con il mago con qualsiasi altra classe che sia da distanza. Sbaglio o mi pare che sta picchiando un pochino più violentemente. Mi sembra che sta togliendo troppa salute. Lemon Soda, curati. Ora mi cura anch'io. Quando mi fa curare lui. E si continua così questa battaglia estenuante. C'è poco da fare. Ah, allora, siamo quasi. Come potete vedere la barra è scesa molto dall'ultima volta che avete visto il combattimento. Ovviamente non è ancora morto, ma è lì, quindi ti prego, brutto inutile idiota che non sei altro, fammi il favore di morire una volta per tutte. Ora, fate vedere che prima di dargli il colpo di grazia, muoio. Porca puttana, come mi incazzerei. Porca puttana, come mi incazzerei veramente. Dai, muori, non vale però, muori, perché sì, non puoi morire. Devo cambiare poi questa cazzo di arma perché veramente fa poco e nulla di danno. Dai, che sei lì, dai, che sei lì.
Oh shit, devo curarmi. Oh shit, devo curarmi. Dai, Lemon Soda, che è quasi morto. Ah, no. Stavo per risultare. Oh merda. Oh merda. Curati, curati, curati. Dai, dai, dai. Lo sapevo che tanto prima che riusciva a dare il colpo di gas non mi faceva fuori. Almeno spero di no. Mori! Dai, Lemon Soda! Io qui la sto rischiando veramente, cazzo, io la sto veramente, veramente rischiando. La sto veramente rischiando io qua. Dai, dai, Lemon Soda, eccolo un po'. Ah no, solo che era morto. Sì, se l'avevo fatto fuori Lemon Soda, festa, festa grande. Quando cazzo vuoi morire? Quando vuoi morire? Se non c'è più nemmeno una prima punta di vita. Sì, Lemon Soda, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Non è che salito di livello, mi è dato un botto di esperienza. Allora, non so cosa cazzo sia, una spinta del vento e basta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, inventario. Albero dell'abilità, albero dell'abilità, come si apre? Ecco, ah, la parchetta, voglio aprire la parchetta. Perché? Allora, mana shield? No. Ah, mi do un punto qua. Perché non me lo aumenta il... No, non voglio. Vabbè, intanto ho vinto questo sicuramente. E poi c'è un altro e non aumento questo per lo scalare. Ma stranamente non mi vuole aumentare. No. Non mi ricordo l'abilità, cazzo, sì, no, ah, eccola qua. Ah, non aumenta questo. Non so se è perché devo raggiungere un particolare livello e sono ancora a livello 4. Oppure, non lo so, sinceramente. Penso di sì comunque. Va bene. Guardate che abbiamo sconfitto. Andiamo a esplorare ciò che ci sono con questo cavolo di scoglio. Allora, te, muori. Maledetto, muori, bastardo. Fammi fuori di morire, non mi frega nulla. Muori. Ah già, è vero, a potere quanto sono io ora. Potere, potere, vai, 14, posso mettermi queste a posto del... di queste, allora, sono queste, power 10, yes. Ecco, ora possiamo vedere il mio personaggio, ecco, guardate la differenza, quanto è bella con questo, insomma, questo. Brutte, quindi questo che ovviamente vanno in pandan, ovviamente si intonano con il resto, ovviamente con il colore del resto dell'armatura, ovviamente mi sembra una cosa normale. Questo è interessante, questo fa un po' danno però rispetto, vediamo un po', vediamo quanto danno fa, in effetti ne fa buono. No, quindi sta, cioè, sto sparando a una velocità. No, ma non mi ispira, perché è veloce, è vero, è veloce, però fa poco danno. Fa poco danno e a me, sinceramente, il poco danno non mi va. Almeno, questo fa danno
abbastanza, poi sul disco aumenta sempre la velocità. È vero che quello è veloce, però tanto di solito il mago d'acqua ogni colpo aumenta la sua velocità d'attacco, come potete vedere, avete anche visto un po' nella battaglia contro il boss. Sì, ma a parte questo qua non c'è nulla, cioè fatemi un attimo capire, sono venuto a mancare questo bestione e non mi avete dato nulla. Allora qui so che ci vuole una bomba, però non ce le ho, non le ho proprio, no. Va bene, io ragazzi direi di chiudere qua l'episodio, abbiamo sconfitto anche il boss del nuovo bioma, ricordo, nel bioma dell'oceano di Talon. Quindi, quasi quasi nel prossimo episodio andiamo, pure mi avventuro io direttamente. No! Allora, nel prossimo episodio penso di tornare a Magità per comprare delle bombe o vendere qualcosa, vedere se c'è qualche arma meglio, lo guardo meglio comunque, se c'è qualcosa di interessante. E poi, ragazzi, possiamo finalmente andare al Temple of Narlan. Oh, yes. Temple of Narlan, che è blu, meno male. Che è la missione appunto che ci ha affidato quell'elfo monello, no, è umano, quell'umano un po' monello, perché ovviamente sarà in piedi sulla panchina, cosa che non si fa, quindi è un po' monello. Ma te lo dirò quando ci andrò, glielo dirò che è un po' monello. Ok, dai, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. No, non cadere di sotto, non cadere, a parte c'è il mare. Allora, vi saluto. Con un tuffo, ciao, ciao, con un tuffo acrobatico, triplo salto mortale da qui, via, wii, boom. Ovviamente, siccome l'acqua viene considerato come un normalissimo, cioè una terra normalissima, non cambia nulla da terra al mare. Mi sa che ho lasciato un bello Cinnamoroll. Cinnamoroll, so che. Ok, bene. So che Cinnamoroll serve per addestrare, cioè per farsi nostra il pet della tartaruga. Probabilmente la mia lemon soda, e quindi. E nulla, ragazzi. Allora, vi saluto perché sono a molo nell'acqua in mezzo all'oceano. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!